Questa per la montagna in realtà è una passione che mi porta avanti da parecchi anni, da quando sono piccolino. Infatti non ho mai amato troppo il mare, il caldo e la salsedine. Ho sempre preferito il freddo, la neve o gli alberi. L'ho ricucito alla grande. In questi ultimi anni ho avuto modo e la fortuna di poter girare un po' le Alpi, quindi ho avuto modo di conoscere un sacco di nuovi posti, di conoscere tante nuove discipline e di incontrare un sacco di nuovi amici. Tra questi, uno in particolare, Hervé Barmas, alpinista, scalatore, erede, l'ultimo in realtà, dei grandi alpinisti del passato e scrittore. Ho fatto vedere il suo libro in un unboxing e da quell'anno lì sono passati un paio, ho scoperto un sacco di cose, perché infatti ho avuto modo di conoscere, di incontrare Hervé, ho avuto modo di passare qualche giornata in montagna con lui, ho avuto modo anche di condividere con lui quello che da sempre è stato uno dei miei sogni più grandi, ovvero scalare il Monte Bianco, la montagna più grossa d'Europa, 4810 metri. Ragazzi, questo qua è il Monte Bianco. Non ci credo, ragazzi. I have to do it. Wow, questo qua sarà tipo il più grande obiettivo della mia vita. Io ti dico, c'è un posto. Abbiamo visitato tutta la costa orientale. Da Kühl, questo primo, diciamo, montagna, poi dopo quella più in là, il Modi, e poi si va proprio in cima al Bianco. La via che facciamo noi è la via dei tre Monte Bianchi, la chiamano così, okay. La Voie de Trois Mont Blanc. Secondo me, quando è in buone condizioni, è la più bella in assoluto da fare. A condividere come poi l'idea di questa grande sfida sono state anche altre 8 persone. Incredibile che riesco sempre a distruggere tutto. Oltre infatti a Hervé e Giacomo, al team si è unito anche Emanuele Mallon, quello che comunque si sta buttando ogni 3x2 col paracadute, che non c'entrava niente con il Monte Bianco, però ha senso perché in quei mesi avevamo iniziato a registrare le riprese per il docufilm che stiamo girando per e assieme a Flowey, che è un docufilm che parla proprio di questo, di superare i propri limiti, e quindi mi ha pensato bene di fare questa cosa qua assieme. E vista un po' la sintonia e l'amicizia che c'è anche con tutto il team di Flowey, e visto il fatto che il CEO, che è Ivan, è un montanaro, ho pensato di coinvolgere anche lui, assieme quindi anche a altre due guide alpine e a due videomaker, creando quindi un vero team da spedizione. E si è arrivati da lì, lasciamo lì, abbiamo preso l'impianto. Siamo giunti qua a Guil de Midi, sono le 3.40, adesso tra poco ci mettiamo i ramponi e iniziamo l'ascesa verso il rifugio, come quei signori lì. E poi da lì questa notte si parte, si fa tutto il versante verso Grande Vetta. Ora, il passare da fare qualche gita in montagna, qualche sciata, a fare una vera e propria scalata su una montagna da quasi 5.000 metri, è tosta, è come ambizione, come tutto, però come in tutte le grosse sfide abbiamo iniziato piano piano, facendo dei piccoli passi, e l'anno scorso un piccolo grande passo che abbiamo fatto è stato scalare il Monte Brighthorn a 4.165 metri, volevamo vedere come il mio corpo reagiva a quell'altitudine, e andò alla grande, e lì capì quanto sì, l'allenamento è fondamentale, perché infatti il giorno dopo stavo completamente capottato, però capì anche quanto la mente influenzi tantissimo in queste sfide, e quindi di quanto gran parte del lavoro che bisogna fare in questi casi è anche lavoro mentale, di resistenza e di dire ce la faccio. La stessa città del Brighthorn poi l'abbiamo rifatta anche quest'anno, perché infatti non potevamo iniziare subito dal Monte Bianco, dovevamo fare qualcosa per allenarci e acclimatarci, e quindi abbiamo pensato di dividere in una settimana un allenamento tra Monte Brighthorn, Monte Polluce e infine il Monte Bianco. Però io non la vedo così difficile. Col velcro, cioè, sarà una passeggiata, ho letto su Wikipedia che è facile. A quell'altitudine uno dei problemi maggiori che si presenta è la mancanza di ossigeno, perché quando superi magari 4.000 metri automaticamente il tuo corpo assume meno ossigeno, quindi meno forze, meno energie e tant'altro. La mancanza di ossigeno nel sangue crea un sacco di disturbi, di problemi. Infatti Ivan a pochi metri dalla vetta, diciamo che ha avuto un malore, però nonostante ciò piano piano siamo riusciti tutti quanti ad arrivare in vetta ed è stato bellissimo. C'è un momento per star male, però non in vetta, ok? Il problema è stato che rispettosi dalla montagna di quello che è il nostro limite, perché poi il limite va anche rispettato, visto i problemi che abbiamo avuto, che ha avuto anche Emanuele in questa prima gita, considerando che le altre poi erano almeno il doppio o il quadruplo, ci ha resi conto che forse era una sfida molto difficile per tutti, e quindi una parte del team, diciamo, che si è slegata. È ufficiale, facciamo passare. Aspetta, apri. Se casca lui, chi lo tiene?
sinistra. Eccoci al rifugio Cosmico. Così domani a mezzanotte, pum! Domani, stanotte? Sì, stanotte, stanotte a mezzanotte. Beh, allora ci riposiamo almeno 4-5 orette, siamo a 3500 metri. Buongiorno. Mais on n'est pas en 4, on est en 3. Ok, parce que l'autre guide il est malade, donc okay. C'est moi avec deux clients. E qua in realtà proseguiamo con i problemi, perché infatti dopo aver fatto Monte Breithor ci siamo avventurati verso il Monte Polluce. La cosa importante per rifare le scalate è il buon riposo. Abbiamo dormito 4 orette, sono le 4:16 e andiamo verso il polluce. Like, it's strange, but the last time I was like radiato from the sole, so I prefer to put it even if it's dark. Ora, non so perché in questo disegno ho fatto il polluce grosso quanto il Breithor. Il polluce, ragazzi, era il triplo a livello di distanza e anche di difficoltà. Bellissimo, perché è stata una gita veramente bella, anche quella super divertente e super dinamica. C'era anche un po' di roccia, quindi bella, però tosta. Matisse, che era la guida alpina, che era rimasta diciamo con noi, si è ritirato dalla spedizione, e questo è stato in realtà un grosso problema, perché Matisse era la persona che più di tutti conosceva meglio il tragitto per arrivare sul Monte Bianco, perché era una guida alpina di Chamonix, e quindi siamo rimasti in tre. Bravo, guarda che bello! Wow. Sto capo in cazzo, è molto molto carino. Ma che figo! La 12 della sveglia. Se all'una, alle 4. Ma se partiamo all'una c'è il rischio che arriviamo prima in vetta. Sì. Vabbè, no, c'è da calcolare chi parte dal Gouttet, perché partono da un altro rifugio un po' più abbordabile. Perché sono andati lì? Perché questa è la via dei Tre Monte Bianchi. Okay. Che c'è? Se dobbiamo fare le cose le facciamo bene, altrimenti le facciamo. Vero. Questa forse è una delle cose che ammiro più di quest'uomo. Scoprì Hervé Barumas nel 2017, quando in una sua scalata per il Nanga Pasha in Tibet, a 8000 metri, si fermò a 2 metri dalla vetta. E 2 metri che sono, non è niente, saranno 5 passi, che dopo che scali per 13 ore, ripeto, è veramente niente. Però a 8000 metri, anche quei 5 passi possono essere importanti, diciamo, per la propria vita. Nel sentirlo parlare di scelte, che in montagna, come d'altronde nella vita, sono decisioni, ho scoperto questo nuovo punto di vista sulla montagna e in generale sull'alpinismo. Ho scoperto che non è importante ciò che fai, che vetta conquisti o quanto tempo ci metti per conquistarla, ma è importante il modo in cui tu fai questa cosa. E quindi in questo caso uguale, era quasi doveroso fare quella via, che è stata poi la via che ha dato anche via all'alpinismo. Puoi chiedere a Tudor nome e cognome dei suoi genitori. Adesso io non lo so come la stanno mettendo, ma non è che non succede nulla. Vale. Oh, grazie. Questa pasta di bianco qua accanto il spezzatino. Beh, siamo in Francia. Ci sta. Je ne suis too good to level, but I'm a good chef. Che cazzo siamo noi? Sveglierò tutti. Tira un vento che taglia la faccia. Abbiamo dormito penso circa 4 orette, male, perché poi una certa un altro gruppo si è alzato. Il fatto che c'è tutto sto freddo qua dentro è preoccupante. Chissà là fuori che freddo fa. Oh,
sono neanche partiti che c'è stata subito questa rampa di 40 gradi almeno, penso. Fai 30, dai. 30. Questa è veramente tosta. Guarda che questa è la salita, poi c'è una discesa, c'è un'altra salitona, ci sarà un'altra discesona e infine inizieremo a salire il Monte Bianco. Se si può c'è un treno, stai fermo, ma davanti io poi... Sono arrivato in cima al Tachil fiducioso, perché la leggenda narra che se uno arriva sul Tachil, vista la sua enorme rigidità, non ha problemi a fare anche gli altri due. L'unico problema è che arrivati là sopra ha iniziato a far freddo. Diciamo che nel Monte Bianco che desideravamo, questa qua è la trascrizione di Hervé, quello che stava cercando le di, solo che non si capiva niente visto il vento e il freddo che faceva. Superato il midi ci siamo incamminati verso la grande vetta, quindi verso l'arrivo. Cioè, vedete che superato quel punto era come se fossimo entrati all'interno delle nuvole, che da qua sembrano carine, morbide, coccolose, ma fidatevi che quando sei là sopra è come essere all'interno di un giro dell'inferno. Monte Bianco, il tempo, un po' la fatica, ma Tudor c'è, guarda, non fa. Altro, però se vi posso dare un consiglio, se anche voi avete una passione, se anche voi avete qualcosa che vi stimola e qualcosa che vi emoziona, inseguitela e fate quella cosa lì nelle possibilità e nel tempo libero, ovviamente, però non spegnete quel fuoco, ponetevi degli obiettivi, ponetevi dei sogni che volete realizzare e inseguiteli. Ci sarà tantissimo lavoro da dover fare, una strada infinita come questa qua che avete visto qua dietro, e quindi tanti sacrifici, tanti problemi da risolvere
e tante decisioni da prendere, però fidatevi che una volta arrivati là sopra, sul vostro tetto d'Europa, la gioia sarà immensa. Che riguardo queste immagini mi emoziono, perché non avrei mai pensato di riuscire a farcela veramente, né in questi anni quando mi allenavo e neanche quando ero lì per farcela, perché in troppi momenti veramente non ce la stavo per fare. E quindi grazie, perché è un momento molto importante per la mia vita questo qua, è un momento che ricorderò per sempre, e quindi grazie veramente a tutti, grazie a Hervé, grazie a tutto il team che ci ha seguito, grazie a Flowy che ci ha supportato in questo progetto, e grazie a tutte le persone che hanno composto e che compongono, diciamo, questo piccolo mosaico. Sono tutte le persone con i quali ho condiviso questa passione, che saluto uno per uno e che ringrazio di cuore, perché è stata una passione che mi ha dato e che mi sta dando delle infinite soddisfazioni. Quindi grazie. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video, prossimamente con altre sfide, e niente, un grosso abbraccio. Il concetto di Ikigai, ragion d'essere, il tuo scopo di vita, e ha quattro dimensioni: quello che ami fare, quello che sai fare molto bene, quello che ti pagano per, e ciò di cui il mondo ha bisogno. Queste quattro cose insieme, gestite bene, sono l'ingrediente per avere successo. Se hai veramente una passione grande, ti guiderà, ti spingerà a fare sempre meglio. Se farai sempre meglio, è probabile che diventerai bravo e qualcuno ti pagherà. Se l'aggiungi anche al rispetto per gli altri, la società, l'ambiente, il mondo, è bingo totale. Quindi buon Ikigai, Klaus. Adesso mi immagini bene anche perché effetti dei denti.